E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Football News. Benvenuti con i centrocampisti, ragazzi. Quest'oggi abbiamo un po' più di centrocampisti, ok? E ne abbiamo ben 8. E io parto subito col primo, dicendovi anche il perché ve lo consiglio. Proprio tra tutti quanti, io vi consiglio proprio lui. Comunque, questi, e ci sono dei validi motivi. Sergej Milinkovic-Savic, ragazzi, è il top di reparto. L'anno scorso, tra parentesi, ha preso una doppia munizione, ma per il resto, ragazzi, è un top di reparto, ragazzi. Cioè, lui, nonostante addirittura la Lazio si è rinforzata, quindi avrà ancora più possibilità di portare bonus. Lo reputo ovviamente il top di reparto. Tra tutti i top, per me lui è quello che vale di più e che se proprio dovete puntare un top, puntate lui. Pogba, ragazzi, Pogba che si è rotto, Pogba da prendere. Ok, se lo pagate poco nella vostra lega, con poco intendo anche solo 5, 6, massimo una decina di crediti su 1000 o 5, 6 su 750, ok? Perché questo? Perché si è rotto, perché non sappiamo come torna, perché non sappiamo come farà di nuovo in Serie A. Però, nonostante questo, è un top di reparto, quindi va preso, sì, ma con moderazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovete proprio pagarlo niente, praticamente. E così vi potrete trovare comunque in squadra un possibile crack. Zaccagni, ragazzi, lo consiglio perché comunque nonostante l'anno scorso abbia fatto poi alla fin fine un pochino la seconda parte di stagione meglio, il rigore, tra l'altro, come avete visto, l'ha sbagliato contro il Sassuolo quando giocava ancora nel Verona, perché lui è andato negli ultimi giorni di calciomercato. Zaccagni, ragazzi, quest'anno è il suo anno per me. Giocherà a titolare perché con Pedro, Filipe Anderson, comunque Filipe Anderson bene o male giocherà da una parte, lui dall'altra, o all'incontrario, comunque si invertono le fasce. Chissà se non c'è Immobile, magari potrebbe batterle lui i rigori. Quindi, preso a poco Zaccagni nella Lazio. Difatti, la Lazio oggi poi ne consiglio subito dopo un altro, perché la Lazio, secondo me, verrà presa in considerazione poco. Perché secondo me ha preso il map, ha cambiato il portiere, ha cambiato quello e verrà presa poco in considerazione perché magari non ha fatto niente di che rispetto a Roma. Faccio un esempio: la Roma ha fatto per ora un bel mercato e addirittura si stanno aggiungendo altri pezzi. Però Zaccagna, ragazzi, può essere il centrocampista che fa per voi, soprattutto perché gioca ala. Luis Alberto, ragazzi, Luis Alberto. Ci sono stagioni in cui abbiamo detto che ha fatto cagare. Luis Alberto, se non parte, ragazzi, queste sono le statistiche dell'anno scorso. Cioè, ci rendiamo conto 5 gol e 11 assist per Luis Alberto che faceva cagare. Ok, Luis Alberto che fa cagare ti porta 5 gol e 11 assist. Ragazzi, se un giocatore mi fa cagare, lo prendo poco, ok? Ed è uno che dovrebbe essere un top player, perché uno che ti fa 11 assist e 5 gol, ragazzi, è un buon centrocampista alla fin fine. E viene preso poco in considerazione perché sono anni che fa cagare, ma anni, ragazzi, semplicemente perché non ti fa 15 gol e 15 assist. Ma cazzo, ha fatto bei gol, bei assist. Viene poco preso in considerazione. Cuadrado listato centrocampista, preso poco. Ok, preso poco può fare il suo perché porta comunque gol e assist. Preso poco, non più reparto, non più top di reparto della difesa, verrà listato come è listato come centrocampista. Se voi lo lasciate lì, Cuadrado vi può comunque portare per me questi 4-5 gol e questi 4-5 assist tranquillamente, ok? Che sia chiaro, ma ovviamente non preso come top di reparto del centrocampo, lo prendi magari come quarto, quinto slot. È un buon calciatore, ragazzi. Ho visto tanto e abbiamo perso un top, sì, però si è giunto un centrocampista che bene o male 4-5 gol te li porta. Per me è da prendere in considerazione, a poco ovviamente non top di reparto, ma va preso in considerazione. Orsolini, che ha sbagliato tutti i rigori l'anno scorso, va preso soltanto una condizione. Se va, sì, nel Torino. Nel Bologna non lo consiglio, ok? Non tanto per i rigori, perché perderebbe comunque, secondo me, anche il fatto di battere i rigori a Torino, comunque se li divide con Lukic. Ma per un semplice motivo, che verrà messo in condizione da Juric e tornerà a fare bene, ok? Ormai il Bologna ha fatto il suo tempo, è ora di cambiare. Io lo ci vedo molto molto bene nel Torino, nel Bologna, nonostante abbia fatto il suo tempo, ha fatto 6 gol e 3 assist, nonostante abbia fatto una stagione del tubo,
comunque come sesto slot è più che buono, quinto sesto slot Orsolini, ma se va al Torino, perché se rimane il Bologna continuo a non consigliarlo. Locatelli, ragazzi, oggi il 31.07.2022, ok? Quando vedete anche il video. Locatelli, che si è spinto un po' avanti l'anno scorso, difatti è riuscito a fare 3 gol e 4 assist. Quest'anno, secondo me, farà più o meno come l'anno scorso. Purtroppo si è rotto un paio di volte, difatti ha giocato circa una ventina, 24 così occhi di partite in Serie A. Lo consiglio perché col centrocampista che ti costa non tantissimo, può farti bene, i suoi 6, 6 e mezzo te li porta tranquillamente a casa. Ovviamente non come top di reparto, ma lo consiglio. McKennie, ragazzi, notizia di stamattina, fuori un mese, io ormai l'avevo inserito, ho già preparato tutto qua la schermata. McKennie lo consiglio perché? Perché in teoria è uno che si spinge più avanti, nonostante il stop, proprio perché c'è uno stop, magari anche solo a uno lo prendete. Quindi è da prendere in considerazione il fatto che anche soltanto a un credito voi potete prenderlo. Quindi, conviene prenderlo nonostante l'otto? Sì, perché a un credito, ragazzi, buttalo, cioè buttalo via McKennie. È quello che penso io, perlomeno. Ed è finito qua il video, ragazzi. Ditemi cosa ne pensate qui sotto. Io ho detto molto alla veloce cosa ne penso. Se volete in specifico, me lo chiedete, io vi faccio il video in specifico. Questi sono gli 8 centrocampisti che vi consiglio di prendere assolutamente al Fantacalcio, ok? Con le modalità che vi ho detto, ovviamente. Lasciate un mi piace, commentate su cosa ne pensate, se avete altri nomi, qualsiasi altra cosa che vi viene in mente che non sia la. Ok? Mi raccomando, fate i bravi, non picchiatevi all'asta di riparazione, all'asta in generale. Ciao ciao!